Studiare in Italia conviene? Dal prossimo anno accademico ci si potrà iscrivere a due corsi di laurea contemporaneamente. L'abolizione del divieto dovrebbe ampliare la possibilità di formazione dei giovani, preparandoli meglio al mondo del lavoro e aiutandoli a sviluppare le competenze trasversali richieste dal nuovo mercato. Sono molti gli studenti che, trovandosi a dover scegliere l'università più adatta e più vicina alle proprie aspirazioni, si trovano in difficoltà. A confermarlo sono anche i numeri. In Italia si conta oltre 1,5 milioni di iscritti all'università, circa il 27% della popolazione tra i 19 e i 35 anni, posizionandoci nella classifica dell'Unione Europea al quarto posto, subito dopo la Germania, che è il paese più popoloso dell'UE, e la Francia. Un dato che quindi sembrerebbe essere più che positivo, ma che nasconde un aspetto preoccupante. Poco meno di uno studente su 5 raggiunge la laurea. Il nostro paese infatti si posiziona penultimo in Europa per numero di laureati tra i 25 e i 34 anni, sopra solo alla Romania. Sono presenti anche disparità a livello locale. Le quote di laureati sono più alte al nord e al centro rispetto al mezzogiorno. Ma quali sono le motivazioni? Un sondaggio internazionale condotto da Sodexo rileva che gli studenti italiani sono tra i più insoddisfatti dal sistema scolastico universitario. Tra le motivazioni anche la preoccupazione di non trovare lavoro dopo la laurea. In media è stato però evidenziato che possedere una laurea consente di accedere a un salario superiore del 45% rispetto a quello di un non laureato. Quali sono le lauree che aprono le strade a retribuzioni migliori? Alma Laurea prende in esame per il suo rapporto 2020 gli studenti magistrali biennali intervistati a distanza di 5 anni dal conseguimento del titolo. Sul podio delle facoltà con il tasso di occupazione maggiore ci sono informatica e tecnologia ICT con quasi il 96% di occupati, ingegneria con più del 94% e architettura con circa il 93%. Le lauree che invece hanno dimostrato un tasso di occupazione minore a 5 anni sono state quelle nei campi letterario umanistico, arte e design ed educazione e formazione. Simile è anche la classifica relativa alla retribuzione netta per gruppo disciplinare, che vede nei primi tre posti ingegneria industriale e dell'informazione con 1.893 euro, informatica e tecnologia ICT poco sotto con 1.851 euro e l'ambito economico con 1.706 euro. Negli ultimi posti della classifica troviamo gli ambiti letterario umanistico, psicologico ed educazione e formazione, con stipendi medi tra i 1.400 e 1.300 euro. Non solo la facoltà, ma anche la scelta dell'Ateneo incide sulla possibile retribuzione post laurea. La ricerca dell'osservatorio Job Pricing assegna le prospettive di stipendi più alti ai laureati all'Università Commerciale Luigi Bocconi, con una RAL di più di 34.000 euro, seguita da Politecnico di Milano e LUIS, entrambe con quasi 33.000 euro. Dai dati emerge un vantaggio competitivo delle università private e dei politecnici. Ovviamente sulla remunerazione incidono anche altri fattori come il programma Erasmus o esperienza all'estero. Gli studenti che hanno trascorso un periodo fuori guadagnano mediamente di più e trovano lavoro prima, ma le facoltà che fruttano di più coincidono con quelle scelte dai giovani italiani? Secondo quanto riportato dal MIUR, nel biennio 2021-2022, le facoltà con più iscritti sono state quelle in ambito economico, con quasi 50.000 iscritti, seguite da ingegneria industriale e dell'informazione e l'ambito scientifico. Scelta che non sempre coincide con le facoltà ad alto tasso di occupazione o con gli stipendi più alti. Un esempio è informatica e tecnologia ICT, che figura al penultimo posto con soli quasi 9.000 iscritti. Finita la scuola superiore, la scelta se frequentare o no l'università e quale facoltà scegliere è un primo passo verso il proprio futuro. Sono diversi i fattori che entrano in gioco, economici e non, ma i parametri indispensabili restano passione e ambizioni personali. E tu, sei iscritto all'università? Tienivi aggiornato sulle notizie più importanti dall'Italia e dal mondo con la nostra app e sul nostro sito. Segui i nostri canali social per tanti contenuti esclusivi.